sessione da dimenticare per la borsa USA, con il Dow Jones che lascia sul terreno l'1,84%. Al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 10.980,22 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,72% e chiude a 13.149,5 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,58%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,30%. Piatta Parigi, che tiene la parità. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un più 1,70% sul precedente. Effervescente Esprinet, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,83%. In Spagna domani i mercati sono in attesa del PIL. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le scorte di petrolio. I mercati sono in attesa dell'indice IFO della Germania, in previsione giovedì. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle richieste del sussidio di disoccupazione, previsto sempre giovedì.